Buongiorno a tutti cari amici, guardate oggi chi vlogga per voi. Siamo appena usciti da casa di Robby e ora tentiamo la missione di andare in mezzo al traffico di Napoli con un Q8. È un F8. Ah, un F8 anche, adesso Quanto ve la facciamo vedere. Siamo in alto a Posillipo, il Vesuvio. Ed eccoci qua ragazzi, guida stretta. Per ora l'impresa sarà andare nel centro di Napoli con questi due mezzi. Vi volevo dire che so che vi sono mancata, l'ho letto nei commenti, quindi ho deciso di tornare. Ho preso il possesso del vlog. E niente, questo sarà un altro vlog epico. Cioè, se si parla di vacanze, sapete che Martina è sempre dentro. Numero uno, ragazzi, veramente un'agenzia viaggi potrei fare. Sì, no. Tra l'altro sta facendo tutti gli itinerari. Esatto. Poi vi lasceremo qua sotto in descrizione. Visto che siete molto curiosi, abbiamo proprio creato un modo per fare i vari punti che tocchiamo. Ristoranti che non possono mancare, insomma, ci divertiremo e vi porteremo con noi. Stiamo uscendo ufficialmente da Napoli, è stata abbastanza impegnativa, ma ormai ci siamo. Sei d'accordo? Buon Robby è tornato, stamattina era a Milano e adesso è a Napoli, dopo 6 ore di guidato, anche di più, direzione costiera. Robby, com'è andato il viaggio con questa? Abbastanza comoda. Oh, comunque ci sei mancato sul canale, tutti chiedevano di te, Robby. Ho detto, Robby, sono... che fine hai fatto? È c'è cambiato. Stato il coronavirus, non ci siamo potuti vedere. Adesso abbiamo... Recuperiamo. Vediamo questa, io guido la porca. Facciamo cambio, ti seguo, Robby. Ragazzi, siamo sull'F8 di nuovo. Dopo averla ritirata a Roma, e troverete il video nella I qua in alto. Queste strade qua di Napoli bisogna prenderci bene le misure. Ma ti piace? Vai, vai, sì, partiamo calmini, Ti piace? Guarda, se ti annoi, bisogna premere ok, dammi un attimo che non so come si fa. Riprovo? Ok, vai. Boh. Ah, top. Miseria. Marosca mia. Ma cos'è? Qua lo schermino. Madonna. Niente. Ma quanto è cattiva. A livello di sound si fa desiderare. A livello di prestazioni, devo dire che mettersi nella circolazione con questa macchina non è difficile. Sembra cattiva però, È più aggressiva della tua, no? Molto. C'è una differenza abissale. Quindi viaggio così, direzione? Sì, se vuoi cambiarti due cose qua avanti. Oddio. Giocaci un po'. Performance. Madonna. Ti piace, non ti piace? Stai comoda, scomoda? Comoda, comodissima. C'è un sacco di spazio, non pensavo. Mi sembra molto cattiva, molto cattiva. Cerco di riprendermi, poi vi do un feedback più preciso. Sentite la cambiata quanto è cattiva. E signori e signori, ecco a voi, la costiera. Com'è la vista da qua? Non male, eh? Sei felice che siamo tornati? Sì, solo con te però sono felice. Inizia a essere dolce, Andre. Granitina appena presa e anche finita, mezzi parcheggiati, guardate che vista che c'è da qua, fa paura. E niente, questa è la situazione, traffico, ancora non l'avessi detto, traffico qua in costiera. Robert, in che bel posto ci hai portato? Costiera Amalfitana, zona Positano, veramente. Anche perché tu che sei di qua, tutti riconosci i posti. Ma tutti. Qua, non... qua facevi le pieghe a ginocchio per terra. Qua grattavo le saponette in queste curve. Poi dopo, quando mi dicevo che era troppo pericoloso, passavo solo la pista. Giustamente. E domani invece andiamo là. Fermati lungo la costiera prima di arrivare a Positano, dove staremo questa notte, per ammirare un po' il paesaggio, che è veramente una bomba atomica, per fare poi due commenti e due saluti con le persone che sono arrivate qua e ci hanno raggiunto. E niente, questa qua è la situazione e questa qua è la vista, veramente atomico. Tra l'altro lì sotto c'è una vista speciale, guardate che bella che è. Abbiamo fatto un upgrade qua. Rifatto
fatto cambiamento, stavolta ci siamo messi comodi, davanti a noi c'è Robby e a destra Positano dall'alto. Wow, Positano è una chicca. Ragazzi, per chi non è mai stata a Positano, io me ne sono innamorata follemente, vedrete questa sera, il lungomare è una chicca. E la cosa bella di Positano è che in mezzo all'unica discesa che c'è per arrivare in centro paese ci sono un sacco di ristorantini e di parcheggi alternati a garage ed hotel, proprio perché non c'è spazio per riuscire a far stare tutto dentro a questa città presepe, così la chiamano. E questa è un po' la situazione, quindi è molto caratteristica. Siamo arrivati, quasi arrivati. Ta 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 ta. La vista che c'è da qua. E là è il famoso presepe che vi dicevo. Ti piace? Robby, buongiorno. Buongiorno Andre. Ci hai portato la colazione stamattina. Good morning. Good morning. Abbiamo dei cestini positanesi. Adesso i napoletani mi sgrideranno perché non si dice così. Della frutta fresca con un po' di succhi. E vista. E tu là? Sei felice? Tanto. Allora, descrivici questa Positano. Posto bello per venirci un paio di giorni. Ovviamente non periodi lunghissimi, perché sennò poi magari può anche un po' scocciare. Ciao capitano. Capitano o co-capitano? Dove siamo oggi? Onde a bordo. Siamo all'isola dei Galli. Che è quella. E adesso? Fronte Positano, direzione Capri. Aspetta che mi siedo un attimo. E adesso dove si va? Andiamo. Facciamo un bagno ai Galli. No, no comment, perché potrei dire cose che poi vengono censurate su YouTube. Quindi oggi giornata in gommone alla scoperta di punti belli per fare il bagno. Come avevamo fatto anche l'anno scorso, ti ricordi? Però avevamo Appi capitana e Tini copilota. Quest'anno ci hanno sostituito. Quest'anno abbiamo Antonino come capitano. Chissà perché, qualcuno ha capito che Appi era negato. Salta! Ma non sul posto! Captain Tini ci ha portato oggi la grotta verde. La grotta con l'acqua azzurra. Smeraldina, prego. Teniamo. Ti ho quasi tirato una cragnata. Ti è scatagliata sotto, mi sei spiaccicata per terra. Vai, vai a testare. Tocca, tocca, tocca. Escursioni nella grotta. Arrivati all'isola di Capri. E adesso passeremo lì in mezzo. Come si chiamano? I medaglioni? Faraglioni. I faraglioni? Ce la faremo? Ora un bell'ape qua. Questo è lo spettacolo? Sì. Outfit di Martina stasera? Perché ormai a Positano si fa sempre l'outfit. Non è Positano, ma è Capri. Ah, giusto, Capri, ero concentrato sul tuo outfit. Buongiorno a tutti! Buongiorno, buongiorno, buongiorno caprese! E questa è la vista da quassù, ti piace? Comunque, io direi, Appi, cantaci una canzoncina napoletana del buongiorno. Buongiorno, questa dolce strada. Buongiorno a te. Buongiorno Antonino. Buongiorno. Ma come sta l'abbronzatura? Che livello sono? 6-9. Complimenti. Sette? Complimenti, tutto merito suo però in realtà. No, questo e non solo, in realtà c'è un altro trucchetto. C'è anche un integratore di melanina che va preso la mattina e sta prendendo da 2 settimane. Ah. Quindi c'è una combo, c'è l'integratore la mattina e poi l'attivatore sotto il sole. Infatti si vede? E la differenza? Visto? Shooting time for Marti Dome. Cioè, ho fatto la foto copertina dell'anno praticamente. Sì? Sì. Bella? Sì. Ristorante Il Cantuccio, questo è l'antipasto e la particolarità è il vino con la pesca. Buon appetito! Eccolo, è arrivato il piatto tipico. Dite che è buono? Buonissimo. Buonissimo. Marti, vai, assaggia. Buono? Ne vale la pena. E hanno le zucchine. E a me non piacciono le zucchine, quindi vedremo. Buonissimo. Abbandoniamo la città di Positano dopo aver ripreso l'acquotto di Robby con destinazione Napoli adesso. E guardate un po' che bello anche qua l'atmosfera.
Rilasciamo l'acquotto. Ci vediamo tra poco, Robby. Prendiamo l'F8. Non abbiamo le mascherine. Bisogna prenderle. Ok, mascherina presa. E andiamo con lei. Tieni. Cari amici, siamo giunti alla fine del weekend da Robby. Grazie Robby, ci siamo divertiti un sacco. E sempre bellissimo. Adesso siamo nel suo mega office. Guardate che vista che c'ha, tra l'altro, non ne sbaglia una. Se vi è piaciuto questo video, diteci la vostra, commentate qua sotto e un mega saluto. Ciao ciao. Hola, businesswoman on hair affairs. Bella porta, prego. Qui si lavora. Un saluto. Ciao ciao.